Maurizio Moretti, tecnico dell'Argentario. Maurizio, siete partiti fortissimo, i primi due set avete avuto il pallino del gioco in mano, poi il C9 è cresciuto soprattutto in battuta e forse ha sbagliato qualcosina meno dell'inizio, voi invece avete cominciato forse a sbagliare qualcosa, allora se gli ultimi due set si è visto un derby vero, tirato, combattuto, alla fine però nel complesso avete avuto una marcia in più, avete preso 3 punti. Sì, il terzo set l'abbiamo giocato meno bene, siamo scesi in battuta ma soprattutto siamo scesi in attacco, anche loro sono stati bravi a fare le scelte giuste a muro, a trascurare certi attaccanti e a concentrarsi di più su altri, e abbiamo patito un po', ma d'altronde ci stanno anche questi cali, ma la reazione che ha avuto la squadra nel quarto set è stata una reazione importante, perché è andata sotto nei primi punti ma non si è assolutamente innervosita, ha continuato a fare il proprio gioco, a battere bene, a attaccare bene in maniera variata e anche a murare, perché nel quarto set insomma ci sono stati dei muri veramente importanti, no? Di quelli che tagliano le gambe all'avversario, e quindi insomma va bene così, andiamo avanti così. Siete confermati proprio in fase break, perché per tutta la partita avete battuto bene e lavorato poi bene muro, difesa e ricostruzione. Sì, questa è una squadra che è forte in fase break, perché ha un servizio, insomma, diversi giocatori che battono bene, un muro alto, no? Poi adesso con la Karim Barbazeni altissimo, e tutto sommato essendo una squadra alta difende anche, per cui no, a tratti soprattutto nei primi due set ha fatto vedere gran belle difese, per cui per gli avversari non è semplice affrontare, no, così un tipo di gioco così. Nel cambio palla, quando siamo tranquilli, no, quando la nostra palleggiatrice riesce a fare il gioco che sta facendo e smarcando i nostri attaccanti, anche lì riusciamo ad essere competitivi. Comunque insomma stiamo giocando bene, ci stiamo divertendo, è quello che conta. Siete anche una squadra che sta trovando più soluzioni possibili, perché Barbazeni è spostata opposta e adesso anche Todesco nelle ultime partite l'hai provata in quel ruolo, e John che comunque sta giocando anche da centrale, quindi non solo sei giocatrice ma stai trovando anche soluzioni un po' alternative. Sì, ma questa è una squadra che ha, diciamo, tante ragazze giovani ma tante ragazze a disposizione. Stasera ne mancavano 3 che sono andate a giocare in C, per cui ne abbiamo inserite altre 3, che 2 delle quali hanno debuttato. Ma, quindi portano paste. Esatto. La Micheletto doppie, perché ha sbagliato pure l'ingresso, invece di entrare in battuta è entrata a muro per la Puknik, che insomma non era proprio il cambio che volevamo fare. Comunque ti dicevo, sì, la partita scorsa Giorgia Todesco è entrata da opposta anche perché serviva la fast, perché... i centrali non andavano a murare quella palla, per cui era importante averla insomma in attacco, quindi è stata una cosa estemporanea. Poi oggi chiaramente l'ultimo punto ho riprovato, perché insomma lei è sempre una giocatrice che nei momenti finali è bene avere in campo. Ultima cosa, dopo 6 partite siete primi in classifica, siete ancora imbattuti. Tu mi hai detto una volta che non volete vincere il campionato, volete vincere tutte le partite. Finora state mantenendo la promessa. Esatto, sono stato di parola, no? 6 su 6, adesso ne mancano solo 20, come ti dicevo l'altra volta, quando ne mancavano qualcuno in più. E noi continuiamo, questa è la nostra filosofia, ma soprattutto mi piace vedere una squadra che si diverte, che sta concentrata. Poi dopo vediamo dove possiamo arrivare.